go. And da, three, cat. Ciao a tutti, un'altra occasione immobiliare. Apriamo la stagione della primavera 2016. Dove siamo oggi? Siamo a Berceto e nella provincia di Parma. E cosa abbiamo in vendita oggi? Qui ve lo sto facendo vedere dall'esterno, perché è una cosa veramente spettacolare, perché ha un sapore di antico. Allora, un piano, due piani e tre piani. Abbiamo tre piani di immobile veramente stupendo, e questa proprietà, vi devo dire, adesso dobbiamo andare a vedere al suo interno ogni pertugio. È una stanza sede, è anche carinissimo, perché ve lo faccio vedere, ha delle aperture, delle finestre che danno sui tetti di Berceto, che sono una cosa splendida, ha un po' quasi un sapore, oserei dire, parigino. Questa casa che noi abbiamo in vendita, fra l'altro, ha una particolarità rispetto alle altre, perché è libera su tre lati, quindi vedete qui è così, è attaccata all'altro immobile, però da questa parte no. Ve lo faccio vedere perché è molto interessante questo discorso, per un discorso di privacy, per un discorso di numeri. In questa stradina, fra l'altro, lo puoi far vedere con le telecamere, ecco, adesso l'immobile che abbiamo in vendita arriva fino lì giù in fondo ed è staccata quindi su tre lati. E se tu mi segui con la telecamera, perché oggi sei un po' ribelle, se tu mi segui con la telecamera, qui sotto c'è una cantina che non te la voglio raccontare. Vieni, ti faccio vedere. Che fra l'altro ha anche un ingresso indipendente. Vedi, questa porticina ha l'ingresso alla cantina indipendente. Quindi questo qui è il piano terra. E questa è l'entrata, diciamo così, l'ingresso principale di questo immobile. Ma sapete benissimo che la Remax per tutti, ma non da tutti, perché questo è un vero gioiello che dovete catturare veramente quanto prima. Allora, siete pronti? Uno, due, tre. Allora, intanto, cioè, vorrei farvi vedere questo ingresso che la dice lunga, le scale, no? Le scale di un tempo. È stato chiaramente, questo immobile è interamente ristrutturato, e sulla mia sinistra c'è la cantina che poi vi farò vedere. Quindi adesso saliamo le scale ed entriamo nella cucina, che è veramente qualcosa di caratteristico. Oh, eccoci qua, pronti? Allora, entriamo, facciamo questa prima scala che, tra l'altro, vi devo dire la verità, è veramente estremamente comoda, ma sono scale irte. E ci porta nel primo piano di questa meravigliosa palazzina, perché di una palazzina stiamo parlando, di questo meraviglioso immobile. E questa qui è la cucina che c'ha il camino, che ha due finestre, e vedete, tutto è in perfetto ordine, quindi le travi, il pavimento, il riscaldamento, perché chiaramente questo immobile è dotato di riscaldamento, ed è, guardate, proprio è molto 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 country. E oserei dire anche, mettendo un arredamento un pochettino più bianco, molto molto, magari anche pitturando queste pianelle che ci sono sopra bianche, l'aspetto è totalmente shabby chic, perché io la vedo così. Voi potete vederla chiaramente come volete, ma insomma è molto molto meritevole. Quindi vedete bene che è tutto in perfetto ordine, in perfetto stato di manutenzione. Se mi segui dalla cucina, andiamo in una zona di sgabuzzino, questa qui, molto comodo, perché questo in queste case sicuramente è necessario, ok? Quindi io richiudo la porta, e da quest'altra porta, che l'abbiamo lasciata aperta apposta per il video, c'è un bagno completamente rifatto, che ha la finestra, quindi non è un bagno cieco, che ha la finestra che dà sulla nostra strada principale. Vi ricordate da dove siamo partiti prima, no? Da dove siamo saliti, d'accordo? Quindi quello che vi volevo dire, è libera su tre lati, è anche libera sui tre lati anche dal punto di vista delle finestre, quindi degli affacci, e non è assolutamente male, ok? Allora, da qui ancora seguo questo piccolo corridoio, da qui seguo il corridoio e vado su in un altro, questa c'è la porta, se volete poi, non, se avete degli amici, non so, volete stare nelle camere da letto su da soli, chiudete questa porta e siete, c'è molta più privacy, d'accordo? Risaliamo un'altra rampa di scale. Allora, a prescindere dal fatto che tutti i dettagli, comunque, prima che faccio questo piano, li troverete chiaramente sul nostro sito della Remax, in ogni caso vi vorrei far vedere, vedete, anche questa scala ha un affaccio con la sua finestra sulla strada principale. Vi assicuro che questi affacci, per l'occhio, per chi la vive,
sono importantissimi. Allora salgo quest'altra piccola rampa di scale, ok, e mi trovo nel reparto, perché è divisa estremamente bene questa casa, diciamo così, la zona giorno con la zona notte, e questo è importante. Allora ritrovo qui in una camera da letto meravigliosa, vedete, adesso vi faccio vedere, ecco, da qui gli affacci. E quando dicevo prima che questi tetti avevano un sapore parigino, non a caso, perché devi riprenderla con la telecamera, è stupenda, ha veramente un sapore parigino. A me è venuto in mente quello vivendoci, e ce l'ha, c'è tutto, guardate, parigino, no, io ho trovato parigino, qualcuno di voi può anche dire di montagna, ma insomma è proprio bello. E vedete il fatto che è libera su tre lati, ce la faccio, questa è quella stradina che abbiamo fatto e percorso ad angolo della porta principale, c'è anche questa altra finestra, d'accordo, che ha un suo affaccio sui tetti, molto 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 caratteristico, ok. Come caratteristiche sono le rifiniture, perché vedete è stato riportato a vista questo arco. È stato tutto assolutamente rifatto, e vi assicuro, fra le altre cose, che la proprietà, in modo estremamente intelligente, devo dire, ha lasciato questo pavimento d'epoca. È volutamente non è stato cambiato per riassaporare l'atmosfera di un tempo. Tutto è stato veramente pensato. E qui, in questa prima camera da letto suite, perché non mi viene in mente nient'altro, c'è il suo bagno, ok? Non cieco, con la doccia, tenuto benissimo. Vedete, è veramente perfetta questa casa. Questa casa è veramente una casa a chiave in mano, non c'è da farci assolutamente nulla. È tutto pensato, è tutto studiato, è veramente tutto molto molto bello. Non vi scordate che siamo al centro storico di Berceto, quindi qua mi sembra di aver visto un duomo, una chiesa caratteristica. Ci sono delle cose qui intorno veramente molto belle, come comunque, scusate, non mi posso fermare nel bagno, ma mentre cammino vi dico che in questo lembo della terra tra la Liguria e la Toscana si mangia, fra le altre cose, veramente in maniera divina, quindi, e già vedo dall'altra parte un certo languorino. Andiamo avanti, proseguiamo, e qui c'è l'altra camera da letto, non so se definirvi, no, questa non è patronale, però è altrettanto bella quanto quell'altra, è veramente una camera da letto grande. Questa qui, vedete anche le nicchie con i mattoni, ha il suo perché, ha il suo fascino, veramente ha il suo fascino. Questa camera da letto ha due finestre belle, carine, che danno sulla strada principale, quindi ogni stanza veramente ha una finestra che è una piccola cartolina. Io vorrei che voi assaporiate, riusciate a sentire il profumo di una volta dentro questa casa come lo sto sentendo io. So, hello to everybody, what we are selling today is one semi-detached house that is in the city center of Berceto, is one historical city, and you can have here really what you want, because you have the kitchen, you have the two bathroom, you have two bedroom, is absolutely fantastic. This is one bargain real estate, because everything is absolutely well made. You must have only the key and open your door, and you will have one house absolutely crazy. And we are, you know, in the middle of the Italian Liguria Riviera and the Tuscany, so the place is fantastic, the you know, the food is fantastic, the historical things are fantastic, and you know, in one really small price you can have everything in your hand. So I'm waiting for you, and you know, one small advice, you have to see the description of this beautiful real estate bargain, because it's something absolutely crazy, and I'm sure that you will be agree with me. Adesso apriamo quest'altra porta, quindi scusate un attimo, prima di aprire la porta dobbiamo riepilogare. Noi abbiamo una cantina, comunque abbiamo la cucina, abbiamo dove sta la cucina, un bagno addirittura con vasca e doccia, che sarebbe, diciamo, la zona living del giorno, e la zona notte qua sopra dove sono io, che dove ci sono due camere da letto veramente molto importanti ed un bagno con la doccia. Adesso io apro quest'altra porta, perché cerco di aprire quest'altra porta, perché qui sotto c'è qui sopra c'è un sottotetto veramente non male, per anche andare a stipare le cose che voi non servono, veramente non male, ve lo voglio far vedere, è così com'è, insomma, eccolo qua. Allora c'è anche la luce, questo sottotetto che veramente non è male.
Allora, vedete qua, voi, fra l'altro c'è una piccola Velux. Io, qua voi ci potete veramente stipare ciò che volete ed è assolutamente utilissimo in questa tipologia di case, perché spesso e volentieri non c'è, avete anche uno sgabuzzino lì sotto, l'abbiamo visto, insomma, ma voglio dire, avete tutti i pertugi possibili e immaginabili per andare a mettere da parte quello che voi desiderate, perché no, anche qualche buon prosciutto di Parma, quello nella cantina chiaramente. E adesso, come vi avevo promesso, diciamo così, la chicca finale è la cantina, venite. Sembra di stare in una strada romana, è bellissima. Adesso qui non è corredata di luce, però quello che vi volevo far vedere è che qui, vedete, questa è la porticina principale che dà sulla strada, l'ingresso, diciamo così, principale di questa cantina, che è stupenda, ha gli archi. Questo penso abbiano iniziato a mettere questo pavimento così delle strade di una volta, che riprende le strade antiche di una volta, e lì credo che questo, veramente la proprietà abbia fatto proprio questo, perché qua ci sono le altre pietre qui da questo lato, vedi? Eh sì. Sì, le altre pietre per finire la pavimentazione di questa cantina meravigliosa. Veramente, guardate, è di gusto unico. Peraltro questa cantina ha due finestre, anzi tre finestre, quindi non è certo una cantina cieca. Allora, io chiuderei qui, diciamo, il video di questo immobile veramente molto caratteristico e molto bello. Sono sicura che a voi piacerà tanto. Però quello che vorrei dire sostanzialmente è che queste tipologie di case, un po' così da fiaba, perché così io le definirei, sono case fiabesche, no? Non si possono perdere. Sono occasioni immobiliari veramente belle. Con poco si ha una seconda casa o addirittura una prima, perché vi devo dire la verità, fra le altre cose qua onestamente ci vivono quasi tutti. Quindi riuscire a prendere palazzine intere, perché questa è una piccola palazzina, a prezzi così competitivi, beh, insomma, io ci farei veramente un pensierino. Sono vicino al camino, anche se ormai è primavera, quindi non ce n'è bisogno, però vi devo dire la verità, io vi voglio lasciare, vi vorrei trasferire lo stesso profumo della legna che sto sentendo comunque in questo paesino meraviglioso. Ciao a tutti!